Ok, eccoci qui, siamo in diretta, come potete vedere oggi sono in una nuova postazione perché andremo a parlare di un argomento che interessa tante donne e ragazze. Donne e ragazze che continuamente chiedono ai miei consulenti: mangio poco e non dimagrisco. Perché? Quindi se ti interessa scoprire perché, nonostante tu in questo momento stia mangiando poco e non riesci a ottenere i risultati, guarda questa diretta fino alla fine perché ti spiegherò i tre motivi principali per cui non riesci a dimagrire anche se mangi poco. Buonasera a tutte guerriere, vedo che state entrando, forza entrate in questa diretta, lasciate un attimo perdere l'Italia, so che questa sera gioca Italia-Spagna, lo so, però concentratevi, guardate questa diretta che è più importante, dai, rispetto alla partita. Tra l'altro io sono in Spagna, quindi ovviamente, vabbè, tifo Italia ovviamente, però sono in Spagna e non oso immaginare cosa... Vabbè, lasciamo stare. Buonasera a tutte, guerriere, benvenute all'interno di questa diretta. Ciao Valentina, io non riesco a leggere tutte le persone che sono in diretta, però ciao a tutte e benvenute all'interno di questa diretta. Qui Federica, educatrice alimentare, personal trainer, e nel corso di questa diretta andiamo a vedere perché non stai dimagrendo. In particolare, la prima domanda, ciao Nicoletta, la prima domanda alla quale voglio rispondere, ditemi se mi sentite bene perché... il telefono è un po' distante, quindi potreste non sentirmi correttamente, quindi fatemi sapere se mi sentite bene. Allora, vi avviso, la lavagnetta che vedete qui alle mie spalle non è molto stabile. Volevo comprare la lavagnetta che avevo in Italia, no? La lavagnetta, quella che avevo in Italia, che ha visto le live precedenti, sa di quale lavagnetta sto parlando, ma non l'ho trovata, ok? E qui alle Canarie non fanno arrivare Amazon, non spedisce, insomma non sto qui adesso a dirvi, però far arrivare dei prodotti alle Canarie è un po' difficile, quindi accontentatevi di questa lavagna un po' instabile, potrebbe cadere da un momento all'altro ma non ci interessa, eventualmente continuerò a parlare a voce. Perfetto, mi vedete, mi sentite? Perfetto. Allora, mangio poco e non dimagrisco. Perché? Ci sono tre motivi principali per i quali non state dimagrendo, ok? Allora, il primo motivo è questo qui: mangio poco ma non dimagrisco. Innanzitutto bisogna capire cosa significa poco, perché magari per una persona poco significa mangio 5 pizze al giorno e non dimagrisco. Oppure per un'altra persona mangio poco equivale a mangio solo un po' di verdura a pranzo, un po' di proteine, però poi negli spuntini mangio spizzico, quindi mangio il gelato, le fette biscottate con la Nutella. Insomma, bisogna capire innanzitutto cosa significa per te mangiare poco. Però mettiamo il caso che tu realmente mangi poco e non riesci a dimagrire. Il motivo in questo caso può essere questo qui, che prende il nome di... ho paura di scrivere perché ho paura che cade tutto, sono sincera, però vabbè. Adesso vi do le spalle, quindi scusate le spalle, voi vedrete al contrario, però tanto lo leggo io. Non so neanche scrivere alla lavagnetta, vabbè, non ci importa. Ok, allora. Adattamento metabolico, uno dei primi motivi. Che cosa significa questo termine che sembra arabo, senza offesa per la lingua araba ovviamente? Significa questo. Prendiamo la signora Pina. La signora Pina, ok, segue da 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi una dieta da 1000 calorie, ok? 1000 calorie ovviamente sono pochissime, con 1000 calorie si fa la fame, però ci sono molti nutrizionisti, molti dietisti e chi più ne ha più ne metta che vi mettono a 1000 calorie, quindi vi fanno assumere 1000 calorie al giorno. Sappiate che 1000 calorie al giorno, aspettate che cambi un po' la luce perché mi dà fastidio, ecco, si è proprio spenta, ok. Sappiate che 1000 calorie al giorno sono pochissime, ok? Però la signora Pina mangia 1000 calorie al giorno e lo fa per... sei mesi, ok?
Ovviamente è molto difficile che una persona riesca ad assumere per 6 mesi 1000 calorie senza cadere in fame nervosa, perché 1000 calorie, guerriere mie, se non lo sapete, sono pochissime, sono un piatto di pasta e un secondo. Già con un piatto di pasta e un secondo, magari un contorno condito con olio, già siete sulle 1000 calorie, per farvi capire quante poche sono queste calorie. Cosa succede? Che la signora Pina per 6 mesi segue una dieta a base di 1000 calorie. Dopo i 6 mesi, dopo un po' di tempo che la persona sta a dieta, ovviamente ho detto 6 mesi, ma il tempo è assolutamente soggettivo, non c'è un periodo uguale per tutti. Dopo 6 mesi che la signora Pina segue la dieta, sto cercando il telecomando dell'aria condizionata, vabbè, segue la dieta da 1000 calorie, ad un certo punto, e fa la fame, ad un certo punto queste 1000 calorie non funzionano più. La signora Pina in 6 mesi perde 5 kg, va? 6 kg, va? Facciamo che perde 6 kg, un chilo al mese. E dopo questi 6 mesi non scende più. Continua a fare la fame, continua a mangiare poco, eppure i chili non scendono, i centimetri non scendono. La signora Pina resta con questi 6 kg che ha perso, però non perde più nulla. Perché succede questo? Perché innanzitutto il dimagrimento è un processo che va suddiviso in fasi. Non si può pensare di stare a dieta per tutta la vita. Non si può pensare di stare in deficit calorico per 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi. Non è possibile. Non è possibile perché il vostro corpo non ce la fa. Ok? Il periodo di dieta va ciclicizzato. Ci sono dei mesi in cui bisogna fare la dieta, tra virgolette. Sapete che sono contro le diete, però per farvi capire quello che sto dicendo utilizzo il termine dieta. E poi ci sono dei mesi in cui la dieta, tra virgolette, va stoppata, bisogna un attimo fermarsi, ok? E poi bisogna riprendere. Però quello che succede quando si fanno le diete fai da te e quando ci si affida a nutrizionisti, dietisti, che più ne ha più ne metta, succede che loro o la dieta fai da te, queste cose non si sanno. E quindi si inizia una dieta, la si porta avanti all'infinito e poi succede che non si dimagrisce più nonostante si stia mangiando poco. Perché? Perché entra in gioco questo fenomeno fisiologico che prende il nome di adattamento metabolico. Che cosa significa? Che il nostro organismo si adatta a quelle calorie che gli stai dando. E quindi, in parole molto volgari, molto semplici, per non scendere troppo nei tecnicismi e per essere compresa da tutte voi che mi state guardando, che mi state ascoltando, il metabolismo si abbassa. Non è propriamente così, ok? Perché il metabolismo non si alza, non si abbassa, ok? Semplicemente, per dirla molto semplice, appunto, il metabolismo si abbassa. E quindi, con le 1000 calorie che vi hanno fatto perdere 6 kg in 6 mesi, non funzionano più. Non funzionano più perché il vostro corpo si è adattato, ok? Lo sto spiegando molto semplice, non voglio entrare troppo nei dettagli, va bene? Altrimenti non mi seguite più. Se inizio a parlare con termini fisiologici, con termini biochimici, non mi capite più. Quindi molto semplicemente si va incontro a quello che è un adattamento metabolico. E quindi anche mangiando poco, anche facendo la fame, che apro parentesi, non serve fare la fame per essere in forma, però se vi affidate a quelli lì fuori vi mettono a 1000 calorie, perché così nelle prime settimane perdete chili e centimetri e poi vi bloccate. Però intanto avete perso chili e centimetri, magari siete contente, però poi dopo si blocca tutto il processo, perché non può durare, ok? Quindi, primo motivo, si va incontro appunto a questo adattamento metabolico. Confermo, purtroppo, esatto. Lo so, è così. È così, purtroppo. Quindi le 1000 calorie che la signora Pina stava mangiando non funzionano più. A questo punto, il nutrizionista tipo o la persona che segue la dieta fai da te, quindi fa da sola, senza avere le conoscenze però per seguirsi da sola, perché non è esperta del settore e non sa tutte queste cose, che cosa fa? Dice, ok, io mangiando così poco non dimagrisco, quindi mangiando 1000 calorie non dimagrisco. Ok, sai che c'è di bello? Io le abbasso. Ma non funziona così. Non funziona.
cioè la signora Pina, che è seguita da nutrizionista X, vede che dopo 6 mesi si blocca, nutrizionista X che fa? Ok, signora Pina, 1000 calorie non dimagrisce più? Gliene do 800. Bravo! Peccato che a 800 calorie la signora Pina non dimagrisce. Non dimagrisce ed è insostenibile nel lungo periodo. Perché? Perché se 1000 calorie vi ho detto che sono un piatto di pasta condito con un secondo ed un contorno condito su per giù, 800 calorie praticamente è come respirare aria. 800 calorie è un piatto di pasta con, anzi un piattino di pasta con un contorno e con un frutto magari. Ok? Quindi abbassare ulteriormente le calorie quando ci si ritrova in questa situazione è la cosa più sbagliata che possiate fare o che possano fare le persone che vi stanno seguendo in questo momento. Perché non serve fare questo. Ok? Quindi primo motivo è l'adattamento metabolico. Che abbiamo detto, riassumiamo molto velocemente, è quando la signora Pina, che è una signora inventata ovviamente, segue una dieta da 1000 calorie per 6 mesi e abbiamo detto che il periodo di dieta, tra virgolette, il periodo di dimagrimento deve essere distribuito in diversi mesi, non possono essere fatti troppi mesi consecutivi, però la signora Pina segue per 6 mesi la dieta da 1000 calorie e va incontro dopo un po' all'adattamento metabolico. Che cosa significa? Che il corpo, il metabolismo, tra virgolette, sempre in senso lato, si adatta a quello che gli state dando. E questo è uno dei primi motivi per i quali mangio poco e non dimagrisco. Ecco la risposta, uno dei primi motivi. Il secondo motivo, e io adesso qui devo cancellare, ma ho paura che mi cada tutto addosso. Il secondo motivo, cancello e lo scrivo, sperando, lo ripeto, che non mi cada tutto addosso. Ah, ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare. Allora, io ho detto che il dimagrimento va suddiviso, ok? Questo che cosa significa? Seguo tante guerriere che arrivano da me e mi dicono: Federica, io devo perdere 20 kg. Voglio perdere 20 kg nel giro di 3 mesi. Ok, vuoi perdere 20 kg in 3 mesi? Tu lo sai che perdere 20 kg in 3 mesi è impossibile? No, ma io con la dieta del nutrizionista ho perso 10 kg in 4 settimane, quindi 20 kg in 3 mesi. Ok, hai perso 10 kg in un mese. E questi 10 kg in meno adesso li hai ripresi? Eh sì, in realtà ne ho ripresi 7. Cosa significa questo? Che per perdere 20 kg c'è bisogno di più tempo. Alcune persone riescono a perdere 10 kg in un mese con il mio percorso. Alcune persone riescono a perdere 4 kg, 5 kg in un mese. Alcune in un mese ne perdono 2. Ma 20 kg in 3 mesi è molto difficile. Questo perché il dimagrimento, come vi dicevo, va suddiviso in fasi. Non si può pensare di, ok, voglio perdere 30 kg, faccio un anno di dieta. No, non è possibile, non si può fare, proprio per via dell'adattamento metabolico, che adesso ho cancellato la lavagna. Però avete capito, se avete seguito la diretta, che non va bene fare mesi e mesi e mesi e mesi di ipocalorica. Per questo il dimagrimento, ma così come l'aumento di peso, ma così come qualsiasi cosa vogliate fare per trasformare il vostro corpo, è un percorso, non è una cosa che si limita ad una settimana, a 2 settimane, ad un mese. Deve essere un percorso. Alla base di un cambiamento fisico, di una trasformazione fisica, c'è un percorso. Non c'è una dieta fai da te, non c'è una dieta dal nutrizionista. Sono rari i casi in cui una persona segue la dieta da 1000 calorie che viene data dal dietista o dal nutrizionista e riesce ad ottenere risultati duraturi nel tempo. Sono rari i casi, si possono contare, penso, sulle dita di una mano. Ok, alla base, ricordate queste parole, lo confermano
le mie guerriere vincenti che seguo. Proprio oggi avete visto Paola che in 2 mesi ha perso 6,5 kg e 29 centimetri in tutto il corpo, in 2 mesi, ma mangiando tutto ovviamente, quindi senza eliminare carboidrati, senza ore e ore di allenamento e senza prendere pilloline, bibitoni, tutta quella robaccia lì. Ma alla base c'è un percorso che Paola sta seguendo. Non sta seguendo diete fai da te, né diete prese a casaccio, diete rigide, ok? Il secondo motivo per cui non riesci a dimagrire è il seguente. Molto semplicemente, non sei in ipocalorica. Scritto un po' di così, però vabbè, l'ho detto a voce. Non sei in ipocalorica. Se attualmente non stai dimagrendo e non ne vieni da mesi e mesi di dieta, quindi l'adattamento metabolico non c'entra in questo caso, ok? Questa è la seconda casistica, è perché non sei in ipocalorica. Non sei realmente in ipocalorica. Mangi di più e non te ne rendi conto. E qui entra in gioco il discorso che vi facevo del weekend la settimana scorsa. La settimana scorsa vi ho mostrato come il weekend potrebbe rovinare, devo bere un attimo, potrebbe rovinare la vostra settimana di alimentazione, di dieta rigida, se state seguendo una dieta rigida. Se non stai dimagrendo e non è colpa dell'adattamento metabolico perché non sei a dieta da mesi, alcuni addirittura sono a dieta da anni, e lì è ancora più tragica poi la situazione, perché poi questi nutrizionisti, queste persone, inguaiano queste donne e poi tocca a me riportarle sulla giusta strada. Ed è un lavoraccio. È un lavoraccio perché è davvero difficile prendere una donna che ha sempre seguito delle diete drastiche, ha sempre seguito delle diete da fame, che vuole tornare in forma, vuole finalmente mangiare tutto, che è quello che è la mia filosofia, no? Mangiare tutto, ma nelle giuste quantità, non eliminare i carboidrati e non fare la fame, niente pillole, niente bibitoni. È difficile poi creare un percorso personalizzato per una persona che è stata a dieta da anni, per anni non ha mangiato carboidrati, ed è tutta un lavoraccio che c'è dietro, percorso ovviamente. Allora, stavo dicendo, non sei in ipocalorica, quindi non sei realmente a dieta, tra virgolette, ma probabilmente sei in normocalorica o in surplus calorico, quindi mangi di più di quello che dovresti mangiare per dimagrire, oppure mangi le calorie che ti che servono al tuo corpo per funzionare, ma non sei in ipocalorica in questo modo. La persona potrebbe dire, ma io faccio la fame durante la settimana, mangio 1000 calorie al giorno, quindi faccio la fame, mi ritrovo in quello che hai detto prima Federica, perché faccio la fame, non mangio carboidrati, non mangio dolci, com'è possibile che io non dimagrisco? Non sono a dieta da mesi, mesi e mesi, sono a dieta da un paio di settimane, da 4 settimane, da 5 settimane e non dimagrisco. Neanche i centimetri scendono. Com'è possibile? È possibile perché non sei in ipocalorica. Stai seguendo la dieta sbagliata, al di là del fatto che le diete sono inutili, che non servono, che sono fallimentari, per tutta una serie di motivi che abbiamo già trattato nel corso delle scorse dirette, ok? Oppure segui una dieta fai da te e non va bene, perché il fai da te non va bene, non funziona. Io ho preso l'attestato per le unghie anni fa per pagarmi i corsi di formazione per studiare, dato che ero piccolina, però mi si è rotta un'unghia in questo momento, anche se io ho l'attestato, ok, che ho preso anni e anni fa, oltre 10 anni fa, non so quando ho preso questo attestato, non ricordo, io non mi metto a fare l'unghia da sola, non mi ricostruisco l'unghia, anche se va bene, nel mio caso so farlo, però mettiamo il caso che io non sappia farlo e non abbia mai preso l'attestato di ricostruzione unghie. Io, Federica, non so fare le unghie, non mi metto a fare le unghie. Ho bisogno di un'esperta che mi aggiusti l'unghia. Ho bisogno della mia estetista che mi ha fatto le unghie,
che mi aggiusti l'unghia, non posso fare da me. Non posso mettermi lì su YouTube a cercare come aggiustarmi l'unghia. E se mi esce un fungo? E se sbaglio qualcosa durante il processo mentre mi ricostruisco l'unghia? Poi dopo come faccio? Stessa cosa si applica alla dieta, all'allenamento, all'alimentazione. Ora sto parlando di dieta, ma per farvi capire che per dieta intendo quello che voi intendete, no? Per dimagrire, che c'è bisogno della dieta, quando in realtà, vabbè, la dieta non serve, questo già l'abbiamo detto. Ok? Quindi il fai da te non va bene. Non va bene assolutamente, perché non siete esperte in questo campo e non potete autoseguirvi, perché fate più dei danni che altro. Quindi non sei realmente in ipocalorica, durante la settimana fai la fame, arriva il weekend, riprendi tutte le calorie che non hai assunto durante la settimana per poi ritrovarti sempre punto e da capo. È un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso. Ok? Ok. Cancelliamo sperando che non... No vabbè, ma non c'è bisogno che cancello. Allora, io non so se ci sono domande, se qualcosa non è chiaro, perché io non vedo da qui domande, non ho il computer davanti, quindi non vedo assolutamente le domande. Però, vabbè. Il terzo motivo, mangio poco e non dimagrisco. A parte che mangiare poco non serve per dimagrire, perché per dimagrire non bisogna fare la fame, la cosa più sbagliata che possiate fare. Il terzo motivo è questo. Alcune persone tendono a prediligere dei cibi ad alta densità calorica rispetto ad altri. Quindi quando si segue un percorso rivolto al dimagrimento, all'aumento di peso, bisogna fare attenzione alla qualità degli alimenti. Questo che cosa significa? Che se voi fate la fame durante la giornata, quindi colazione, vabbè, un frutto con, non lo so, con qualcosa, ok? Latte e un frutto, e va bene. Poi arriva il pranzo. A pranzo mangiate l'insalatina con la fettina di carne. Diciamo, vabbè, sto bene, basta così. Il pomeriggio, che cosa fate? Avete fame? Perché a pranzo non avete mangiato i carboidrati, avete mangiato pochissime calorie. No, io ho troppo caldo, devo accendere il condizionatore, aspettate. Restate lì, non vi muovete, che eccomi qui che ci sono. Oh. Ok, perfetto. Qui alle Canarie fa caldo, si muore dal caldo. Perfetto, stavo dicendo, arriva il pomeriggio e giustamente dopo che una persona ha mangiato il petto di pollo, la fettina di carne con le verdure, ha fame. E quindi cosa succede? Che nel pomeriggio, invece magari, non lo so, di fare spuntino con un frutto, ad esempio, fa spuntino con i biscotti. I biscotti sono buoni, i biscotti possono essere inseriti all'interno della propria alimentazione, anche se si vuole dimagrire, però che cosa succede? Che i biscotti sono alimenti, sono calorici, ok? E rispetto ad un frutto che apporta micronutrienti e macronutrienti, quindi apporta, ad esempio la banana apporta i carboidrati, apporta proteine, poi apporta anche vitamine e sali minerali. Il biscotto, per quanto possa essere buono, e anch'io preferisco i biscotti alla frutta, però il biscotto, per quanto possa essere buono, per quanto possa essere inserito all'interno della propria alimentazione, perché ricordate che con il mio percorso, che si basa sui 5 tasselli del metodo FESPA, che sono flessibilità, sostenibilità, equilibrio, approccio mentale e personalizzazione, si può mangiare il biscotto anche se si è in ipocalorica, anche se si vuole dimagrire. Però il biscotto non apporta i micronutrienti che apporta la frutta, non apporta gli stessi macronutrienti che apporta la frutta. Quindi il biscotto ti sazia di meno. E cosa succede? Che dopo mezz'ora che hai mangiato il biscotto, sei nuovamente nella dispensa che vai a cercare il cioccolato o altre cose da mangiare che, lo ripeto, possono essere inserite all'interno di una strategia alimentare, ovviamente, di un percorso alimentare, però a livello di qualità di cibo e a livello di calorie, il biscotto sazia molto di meno rispetto alla frutta.
Quindi vi ritrovate che effettivamente apparentemente mangiate poco, perché vabbè dai, due biscotti, un pezzo di cioccolata e poi ho mangiato anche, non lo so, qualcos'altro che adesso non mi viene in mente, io mangio poco in realtà. No, magari mangi poco, ma mangi degli alimenti che sono molto calorici. Ok? Quindi per questo è importante farsi seguire, non fare diete fai da te, né affidarsi alle diete rigide che non funzionano. Perché una persona che fa da sé tutte queste cose non le sa. Ed è anche giusto che non le sappia perché non ha studiato per fare questo. Non ha studiato per essere un'educatrice alimentare come sono io. Non ha studiato per conoscere come è fatto il cibo. Ok? E quindi giustamente fa quello magari che legge su internet, legge di eliminare i carboidrati, elimina i carboidrati, però poi si ritrova con l'adattamento metabolico, si ritrova che non perde più peso, si ritrova che riprende tutti i chili che ha perso perché non sa come comportarsi. Invece quello che succede con la dieta rigida, ho visto prima che c'è qualcuna nuova, però non riesco, non so, non ricordo il nome perché il messaggio è sceso, è salito. Comunque, dato che ci sono nuove guerriere che mi guardano, perché le diete sono fallimentari? Perché alla base di una qualsiasi dieta, tra l'altro anche il mio libro si chiama in questo modo, eccolo qui. Io sono autrice di questo meraviglioso libro che si chiama Le diete sono inutili. Perché le diete sono inutili? Sono inutili perché alla base delle diete mancano i 5 pilastri fondamentali che sono alla base del mio metodo, che sono sostenibilità, flessibilità, personalizzazione, approccio mentale, e dovrebbero essere 5, non so se sono 4, vabbè, sono un po' stanca. In ogni caso, mancano questi pilastri fondamentali che sono tasselli, che sono alla base di quello che è il mio metodo, e la mancanza di scegliere le fonti, la mancanza di educazione alimentare alla base di una dieta rendono tutte le diete, qualsiasi dieta, non solo la dieta chetogenica o la dieta paleo, ma tutte le diete le rendono insostenibili e quindi fallimentari, perché la persona le segue per un tempo limitato, però poi si ritrova a riprendere tutti i chili persi perché non ce la fa più e si butta sul cibo, giustamente. Allora, Marianna, ciao Marianna, ciao Federica, io ho tolto pasta e pane da circa 2 mesi, non vedo risultati soddisfacenti, non vedo il perché. Per quello che ti ho spiegato prima, Marianna, perché hai tolto la pasta? Io sono sicura che non li hai tolti di tua spontanea volontà, ma o hai letto qualche articolo sul web che ti prometteva di dimagrire togliendo carboidrati, quindi togliendo la pasta e il pane, oppure sei seguita da qualcuno che ti ha detto togli i carboidrati altrimenti non dimagrisci. Sono sicura che non parte da te questa scelta di togliere i carboidrati. Cioè, da qualcuno l'hai sentito, hai visto qualcuno che lo diceva e probabilmente l'hai fatto. Ma eliminare i carboidrati è la cosa più sbagliata che tu possa fare. Ovviamente non ce l'ho con te, ce l'ho con chi ti ha detto di eliminare i carboidrati, perché i carboidrati sono fondamentali. Tutte le mie guerriere vincenti, che puoi vedere all'interno di questo gruppo, mangiano pasta e pane ogni giorno. Ma perché è così? I carboidrati vanno mangiati ogni giorno, non sono loro che fanno ingrassare. La mia nutrizionista, e lo sapevo perché, Marianna, come te, tutte, la maggior parte delle guerriere vincenti che seguo venivano da diete drastiche, diete a zero carboidrati, diete a base di sole proteine magre, non chetogeniche. Un'altra strategia alimentare, un'altra dieta che si basa sull'assunzione di sole proteine magre, perché la chetogenica vai, non la capisco perché non c'è bisogno di eliminare i carboidrati, però vabbè, prediligi i grassi e proprio in extremis, guarda, anche se non c'è bisogno di eliminare i carboidrati, però rispetto a quest'altra dieta qui di sole proteine magre è proprio follia. In ogni caso, Coca Zero, in ogni caso, per dimagrire ed essere in forma non devi eliminare i carboidrati. Non ha alcun senso eliminare i carboidrati. Ma non ce l'ho con te, perché non è colpa tua, tu non lo sai.
cosa è giusto e cosa non è giusto. Però non va bene eliminare i carboidrati, perché il tuo corpo ha bisogno dei carboidrati. Tu hai bisogno dei carboidrati. Non è mentalmente, fisicamente sostenibile stare 2 mesi senza carboidrati. Non è sostenibile. Non si può. Cioè, tu spiegami, no? È bello sedersi a tavola e mentre, ora non so se sei sposata, se sei fidanzata, se hai figli, non lo so, perché non ti conosco, infatti non ce l'ho con te. Se mi vedi anche un po' alterata, non ce l'ho assolutamente con te, però mi fanno innervosire queste persone che rovinano la vita delle persone, perché tu stai rovinando la vita delle persone, no? Togliendo i carboidrati. E non solo, vai anche a fare un danno psicologico, perché questa persona ti convince che siano i carboidrati a farti ingrassare, quando in realtà non è così. Ti instaurano questa convinzione negativa che poi è difficile da eliminare, perché poi senti me che ti dico mangia i carboidrati per dimagrire e dici no, assolutamente no, io i carboidrati non li mangio perché mi hanno detto che fanno ingrassare. Comunque tu immagina di sederti, sono sposata, ho 3 figli, ecco appunto, immagina di sederti a tavola, questo discorso lo facevo anche nell'intervista con Paola, la mia guerriera vincente. Immagina di sederti a tavola, tu adesso hai 3 figli, non voglio assolutamente criticarti perché non ti conosco, però ragiona insieme a me. Immagina di sederti a tavola con i tuoi figli, con tuo marito, loro mangiano la pasta e tu mangi le proteine, cioè mangi la carne con le verdure. Il messaggio che passi ai tuoi figli, non so se sono piccoli, se sono grandi, ma il messaggio anche che passi ai tuoi figli quando sei a tavola è un messaggio negativo, perché soprattutto se hai una figlia femmina, no? Una femminuccia, vedere la mamma che non mangia i carboidrati, che si priva di alcuni alimenti, è un messaggio negativo che stai mandando, perché fai credere, fai installi la convinzione nella mente inconscia di tua figlia che i carboidrati facciano male, che i carboidrati facciano ingrassare, e tua figlia crescerà purtroppo con il terrore da adolescente, ora non so se è adolescente, però crescerà con la paura di mangiare carboidrati. Perché? Perché ha visto la mamma che si privava di mangiare carboidrati. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, ok? E anche Paola lo dice anche all'interno dell'intervista che abbiamo tenuto forse un mesetto fa, adesso non ricordo, all'interno del gruppo, che la figlia ugualmente, quando ha visto la madre mangiare il gelato, fare spuntino insieme e mangiare il gelato, le ha detto, mamma, ma perché mangi il gelato? Prima non mangiavi niente, adesso mangi il gelato e sei a dieta, eccola qui, vedo che mi mette il like. E Paola le ha spiegato alla sua piccolina che il gelato può essere mangiato perché non fa ingrassare. E dare un'educazione alimentare anche ai propri figli è fondamentale, perché altrimenti si instaurano delle convinzioni che vanno anche a rovinare, tra virgolette, l'adolescenza del proprio figlio. Allora, cosa devo fare? Sono un po' scoraggiata, ma voglio andare avanti. Marianna, guarda, parla con una delle nostre consulenti, ha lasciato il link da qualche parte nei commenti e ti spiegherà lei un po' come funziona quello che è il mio percorso, protocollo guerriera vincente, che tra l'altro è in offerta di lancio fino a martedì prossimo, c'è un'offerta in corso, ma vi spiegherà tutto una delle mie consulenti. Oppure se non trovate il link, potete chiamare questo numero gratuito 800 810 011 e vedere se rispettate i giusti requisiti per accedere al protocollo guerriera vincente. Ciao Fede, ho l'Hashimoto ed è complicato, mangio poco e sano ma nulla, presi chili e non scendono. Monica, in realtà, ok, sì, la tiroide gioca un ruolo fondamentale, ok, nel dimagrimento o nell'aumento di peso, dipende. Però il discorso è questo non deve limitarti, perché io seguo guerriere che nonostante abbiano problemi di ipo o ipertiroidismo riescono comunque a
dimagrire o aumentare di peso, insomma, dipende poi dall'obiettivo. Quindi non farti fermare da questa cosa, da questo problema, tra virgolette, perché nonostante questo tu puoi comunque raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico. Poi dipende, cosa significa mangio poco? Io non so se hai visto la diretta dall'inizio, però all'inizio ho parlato proprio, ho illustrato i tre motivi, diciamo, principali per i quali non si dimagrisce, tra cui anche questo del mangiar poco. Perché cosa significa mangiar poco? Magari per te mangiar poco significa mangiare due piatti di pasta con la pizza e il panino, faccio per dire. Ovviamente pizza e panino possono essere mangiati tranquillamente, così come anche due piatti di pasta possono essere mangiati. Proprio perché in un'alimentazione sana ed equilibrata non si elimina nulla. Non si elimina la pasta, non si elimina il pane, non si elimina la pizza, non si eliminano i dolci. E le mie guerriere vincenti lo sanno bene. Buonasera, si può mangiare pasta alla sera? Certo, Patrizia, la pasta può essere mangiata sempre. La pasta può essere mangiata anche a colazione, guarda se ti va. È un po' pesante, ma puoi mangiarla sempre. Io non vedo l'ora di iniziare. Bene, Vale, bene, di riniziare, perché tu già sei seguita da me, di riniziare da capo tutto il percorso. Allora. Ok. Non ci sono altre domande, o almeno io non ne vedo, non lo so perché sono da telefono e non ne vedo. In ogni caso, vi ho illustrato, faccio un breve riassunto, vi ho illustrato i tre motivi principali, comunque mai più le dirette da così lontano perché mi viene da alzare il tono di voce, mi sto sforzando tantissimo perché temo che non mi sentiate, quindi non so se avete notato, sembro esaurita con questo tono di voce più alto, ma lo faccio semplicemente perché penso che non mi sentite e quindi tendo ad alzare la voce. In ogni caso, abbiamo parlato dei tre motivi principali per cui non si perde peso, non si dimagrisce. Il primo motivo, abbiamo detto, è l'adattamento metabolico. In parole molto spicciole, per chi si è perso la diretta può rivederla dopo, ok? Così vedete nel dettaglio tutto. Adattamento metabolico. Quando una persona segue una dieta per troppo tempo, per troppi mesi, per anni, arriva ad un punto in cui il metabolismo, detto volgarmente, si adatta a quelle calorie che gli state dando, si adatta alle quantità di cibo che gli state dando e non vuole saperne più nulla, non funziona più. L'errore più comune che viene fatto quando si è in questa fase di adattamento metabolico è quella di abbassare ulteriormente le calorie. Questo è un errore catastrofico perché ridursi ad assumere 800-700 calorie al giorno è pura follia e non serve assolutamente a nulla, perché altrimenti dopo, quando andrete incontro nuovamente ad un adattamento metabolico, a quante calorie vi riducete? 500, che sono 100 grammi di pasta più o meno condita? Oppure un altro errore, sempre per questo mi è sfuggito prima, sempre per quanto riguarda l'adattamento metabolico, in realtà non è un errore, è una conseguenza del mangiar poco. Fame nervosa, abbuffate. L'origine della fame nervosa e delle abbuffate in realtà non dipende da una dieta rigida o da uno schema rigido. Ok, la fame nervosa e le abbuffate derivano principalmente da abitudini che la persona si porta dietro. Però in origine la fame nervosa può nascere quando si seguono delle diete rigide, delle diete iperrestrittive. Magari la prima abbuffata la si ha quando si sta seguendo una dieta da 1000 calorie, poi quella abbuffata pian piano ripetuta nel tempo diventa una vera e propria abitudine che scatta nel momento in cui magari seguite una dieta da fame, seguite una dieta da 1000 calorie, ok? Secondo motivo, non sei realmente in ipocalorica, perché magari durante la settimana fai la fame, poi arriva il weekend e rovini tutto. Mandi tutto all'aria perché bevi 10 drink, mangi 10 pizze, mangi 10 panini, mangi tantissimo e quindi rovini tutto, mandi tutto all'aria. Oppure perché durante la giornata spizzichi, non te ne rendi conto, però sei lì che magari con le porzioni mangi più pasta, mangi più carboidrati, mangi più secondi, non lo so, insomma, non sei realmente in ipocalorica. E il terzo motivo, abbiamo detto che è non badare alla qualità del cibo, quindi focalizzarsi. Mangiare ad esempio male, quindi avere un'alimentazione squilibrata in cui non si bada alla qualità degli alimenti e si mangiano principalmente
schifezze, anche se non esistono schifezze, si mangiano alimenti poveri di macronutrienti e micronutrienti e quindi si tende ad avere più fame durante la giornata e si rischia poi di mangiare molto di più. Diciamo che il secondo e il terzo motivo sono collegati più o meno l'uno con l'altro. Ecco, volevo infatti farvi ragionare su questa cosa, sulla qualità del cibo. Vi capita mai di sedervi a tavola, mangiare, ad esempio mangiare, non lo so, mangiare, c'è chi mangia, chi fa queste pazzie, di mangiare i biscotti a pranzo, ok? Pranzare con dei biscotti, con il latte, vi alzate da tavola e dopo 10 minuti avete già fame. Perché succede questo? Perché, come vi dicevo prima, i biscotti, per quanto possano essere buoni, per quanto possano essere inseriti all'interno di un percorso dimagrante, ok? Perché anche se si è a dieta si possono mangiare i biscotti, però comunque bisogna saperli inserire, bisogna comunque prediligere alimenti freschi, alimenti poco industrializzati, alimenti che hanno una bassa densità calorica e che vi consentano di saziarvi maggiormente. Allora. Sì, di riniziare da capo, però non ammazzarmi con gli allenamenti, scherzo. Non ti preoccupare, Valentina, faremo proprio un percorso tutto da capo, ripartiamo da zero anche con l'allenamento e vediamo di raggiungere, superare e mantenere quello che è il tuo obiettivo. Quindi non preoccuparti, io so qual è il tuo obiettivo, non lo dico qui in... Non lo dico in diretta perché è un obiettivo molto personale, però io ricordo quello che è il tuo obiettivo, quindi non preoccuparti che quest'anno, anzi, quest'anno e l'anno prossimo sarà il tuo anno. Allora mi metterò in contatto, perfetto. Io meno mangio, più ingrasso. L'ho spiegato prima il perché. L'ho spiegato prima. Perché hai una situazione metabolica, hai un metabolismo, tra virgolette, per dirlo molto in maniera semplificata, perché non è proprio così, ok? Però hai un metabolismo talmente maltrattato, tra virgolette, che non funziona più, tra virgolette, molto tra virgolette, perché il metabolismo funziona sempre, però hai talmente fatto la fame, sei talmente, insomma, andata incontro a diete rigide, diete restrittive, bibitoni, pilloline, e a un certo punto il tuo metabolismo ha detto: io me ne vado in letargo, tu mangia, tanto mi dai sempre di meno, io ti faccio ingrassare e a me non importa. Ovviamente è molto, ho fatto una metafora, non è proprio così, però l'ho spiegato, quindi riguarda la diretta magari e avrai la risposta più precisa. Buonasera, ciao Laura. Io è da tempo che non bevo una bibita. Perché non bevi una bibita, Vale? Non ho più voce. No, non devo mai più fare le dirette alla lavagna perché mi ammazzo la gola. Se non ho WhatsApp, come ricevo info? Ecco qui, ti ha risposto Renata chiamando il numero gratuito 800 810 011. Allora, devo bere. Ora vi racconto una cosa divertente che mi è successa proprio oggi, ma in realtà non è la prima volta che mi succede, perché sono piene di zucchero. No, le bibite zero non hanno zuccheri, le bibite zero sono dolcificate. Sì, sono dolcificate con aspartame alcune, tra cui anche la Coca Zero, però non c'è da preoccuparsi perché l'aspartame ha degli effetti collaterali, ecco, ma se assunta in grosse quantità. Quindi Valentina, non preoccuparti, le bibite zero le puoi bere tranquillamente perché non fanno male. Ovviamente se bevi 10 litri di Coca Zero al giorno e lo fai ogni giorno, allora sì, quello fa male, però bere 1, 2, 3, 4, 5 bicchieri di Coca Zero al giorno non succede nulla, insomma. Perché l'aspartame fa male, ma in grandi quantità. E poi nel lungo periodo, almeno mi hanno detto così.
Mi dicono che non vanno bene neanche le zero. Non sanno quello che dicono. Poi sul web, Valentina, lo sai che gira di tutto. Ora vi racconto questa cosa. Allora, non è la prima volta che mi contattano e poi si mettono in contatto anche con i miei consulenti persone che lavorano per aziende di bibitoni. Proprio oggi anche ho letto un messaggio di una signora che lavora per un'azienda che non nominerò, però che vende sostitutivi del pasto e mi ha chiesto informazioni per dimagrire. Diverse volte è capitato anche che chiamassero i miei consulenti e poi è venuto fuori che lavorassero per queste aziende di bibitoni. Per chi non segue le mie dirette, le aziende di bibitoni sono le aziende che vendono sostitutivi del pasto, ok? Sono tutte quelle aziende che producono barrettine, sostitutivi del pasto, pilloline, drink da sciogliere in acqua, tutta quella robaccia lì. E avete capito bene, le persone che vedete sui social che sponsorizzano la dieta miracolosa a base di pilloline vorrebbero entrare nel mio percorso. Vi ho detto tutto. Io non posso fare nomi, non posso fare nomi. Però se potessi farli, non venderebbero più questi prodotti pseudo magici che in realtà non funzionano, fanno solo male alla vostra salute fisica e mentale. Allora, vabbè, non la cancello, tanto non devo scrivere nulla. Comunque, ci sono domande? Chissà, che ore sono? Non so che ore sono, vabbè. Ci sono domande? Ah, ce l'ho qui l'orologio. Le 9:20. Quindi Fede, io vado avanti con i miei allenamenti ora. Sì, Vale, continua con gli allenamenti che ti ho dato, perché poi prendiamo appuntamento per la videoconsulenza e parliamo, ok? Analizziamo un attimo la situazione, facciamo un po' il punto della situazione durante la videoconsulenza. Ci sono domande? Mentre io bevo la mia Coca Zero. Tutto chiaro. Tutto chiaro. Ok. Perfetto. Allora, io chiudo questa diretta. Oggi vi portate a casa, come tutte le altre dirette in realtà, delle informazioni preziosissime. Avete capito perché non state dimagrendo, nonostante la dieta, nonostante l'allenamento, nonostante tutto quello che insomma state facendo. Alla base di un percorso di dimagrimento o di un percorso di aumento di peso deve esserci un percorso, appunto. Alla base di un dimagrimento, mi sono confusa, alla base di un dimagrimento o alla base di un aumento di peso c'è bisogno assolutamente di un percorso personalizzato, di un percorso che sia flessibile e che sia sostenibile, che vi consenta di raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi fisici, quindi di raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico, senza eliminare carboidrati, senza fare ore e ore di allenamento, senza fare la fame, ma soprattutto senza mai più riprendere i chili persi. Questo è assolutamente possibile. È possibile farlo, anche se tutto questo adesso vi sembra assurdo, vi sembra normale, vi sembra strano da sentire, perché magari avete sempre seguito delle diete a zero carboidrati, avete sempre fatto la fame e avete sempre sudato per raggiungere, per perdere quei 2-3 kg che poi sono tornati con gli interessi. So che vi sembra assurdo, ma tutto ciò è possibile. E per approfondire questo discorso, per vedere se rispettate i giusti requisiti per accedere a Protocollo Guerriera Vincente, non vi resta che contattare una delle mie consulenti direttamente su WhatsApp, cliccando sul link che trovate nei commenti, oppure chiamare questo numero gratuito, 800 810 011. Vedo delle domande, quindi dato che la voce c'è ancora. Ho problemi a mangiare pasta e pane perché mi sento male, cioè proprio dolori alle articolazioni. E perché? Bisogna analizzare un po' quella che è la tua situazione.
bisogna analizzare, bisogna capire qual è il problema. Ti rimando ad una delle mie consulenti. Io bevo bibite zero da quando seguo il tuo percorso perché mi è stato detto che ingrassavano. Assolutamente no, le bibite zero, lo dice anche la parola, ma non ce l'ho con te Paola ovviamente, però le bibite zero, come dice anche la parola, sono zero zuccheri, zero calorie, non apportano nulla, magari la Coca zero apporta una caloria, ma capirai, una caloria non è assolutamente nulla, e sono alla lunga migliori rispetto alle bibite normali, perché le bibite gassate apportano zuccheri, apportano tante calorie, calorie che ovviamente si sommano a quelle che poi mangi nell'arco della giornata. Quindi è meglio prediligere le bibite zero, perché tanto se, a meno che tu non beva 10 litri, 20 kg di Coca zero ogni giorno, non succede assolutamente nulla, perdonatemi. Mi è sempre stato detto, scusate la punteggiatura, la tastiera in tilt, non preoccuparti Paola. Va bene guerriere, allora, ora potete andare a vedere l'Italia, no scherzo, ora mettetevi in contatto con Renata se questo che ci siamo dette all'interno di questa diretta vi è piaciuto, se volete scoprirne di più per quanto riguarda il mio metodo FESPA, quindi... ci vediamo nella diretta di domani sera, ore 21:30, mi raccomando. Clara, collegati domani perché ho risposto all'ultima domanda, quindi collegati domani alla diretta delle 9:30, risponderò alla tua domanda. Nel frattempo vi rimando ad una delle nostre consulenti cliccando sul link che trovate qui in chat e buona serata a tutte. Ci vediamo domani guerriere, mi raccomando. Non abbiate paura di mangiare carboidrati e mi raccomando, non fate questi 3 errori che non faranno altro che farvi restare sempre nello stesso punto. Ciao a tutte guerriere!